Claudio Radicello, palermitano in carrozzina, fa parte della nazionale di scherma paralimpica. Lo scorso dicembre è stato ricevuto dal presidente Mattarella insieme a Bebe Vio e Alessio Sarri per ottenere appunto riconoscimento dopo i mondiali disputati a Roma, e a luglio c'è un altro importante appuntamento, no? Di che si tratta? Mi è arrivata l'autorizzazione a partecipare alla Coppa del Mondo di Varsavia, che si disputerà dal 4 al 9 luglio. Com'è stato incontrare quei campioni che tu seguivi da diversi anni? Com'è stato incontrare Bebe Vio e Alessio Sarri? È stata una grossa emozione. Per me fare delle gare con loro è sempre un'emozione, un divertimento. Come ti senti ogni volta prima di una gara? Raccontaci le tue emozioni. C'è sempre un po' di adrenalina. Ascolto prima un po' di musica per caricarmi. Preferibilmente musica rock per caricarmi, e poi l'emozione c'è prima di fare un incontro, poi una volta che metti giù la maschera passa. Per te la carrozzina non è mai stato un limite? No, anzi è stato uno sprono per andare avanti. Mi raccontavi che da piccolo sognavi di fare il calciatore. Seguo molto il Palermo allo stadio e sono tifoso della Juventus, quindi diciamo da piccolino vedevo anche mio fratello che era iscritto in una scuola calcio, mi sarebbe piaciuto, poi però col problema della disabilità era quasi impossibile realizzare questo sogno e mi sono buttato sulla scherma. Cosa vorresti dire a tutti quei ragazzi che sono in carrozzina e che magari stanno a casa, non escono di casa? Sì, vorrei dire fare sport non solo dal punto di vista, diciamo, io sono stato molto fortunato perché diciamo ho ottenuto, oltre dal punto di vista, farlo dal punto di vista ricreativo o socializzare, ho ottenuto anche risultati. Però se non dovessero arrivare ai risultati, fare sport comunque è importante, è un modo di aggregazione, per socializzare e trovare nuovi amici. Un altro tuo successo è la laurea. La triennale con 98 su 110 e la specialistica con il massimo dei voti, 110 e lode. In cosa? Scienze motorie sportive, sempre in ambito sportivo. I limiti quindi si possono superare? Sì, io anche questa palestra, diciamo, per me c'è un limite perché sono l'unico atleta diversamente abile, quindi mi tocca fare degli assalti con atleti non motodotati, che comunque gli atleti non motodotati hanno una forza di braccia superiore alla mia, delle mobilità migliori delle mie, quindi mi tocca sempre superarmi per cercare di metterli in difficoltà o batterli. E ci riesci? Sì, alcune volte no.